Benvenuto a trovarci qui nella redazione di Zona Locale, Giovanni Peluso, giovanissimo artista di Vasto, per raccontarci qualcosa di lui e della sua musica. Bene, Giovanni, io romperei subito il ghiaccio, partendo da questa cosa che mi ha colpito molto quando ci siamo sentiti per programmare questa intervista, per organizzare questa intervista, scusami. Niente, mi hai detto, per me la musica, così come tutte le altre forme d'arte, è una valvola di sfogo. Quindi ti chiedo di raccontarmi un po', di raccontarci un po' cos'è per te la musica e quindi in che senso è una valvola di sfogo. Ok, diciamo che il mio approccio alla musica è molto, diciamo, artistico. Appunto, come ti dicevo prima, l'arte è la mia vita, quindi mi rispecchio in tutte le forme, in tutte le sfumature. Utilizzo questo strumento che è la musica per poter arrivare prima alle persone, ok, con la mia arte. Quindi io amo scrivere poesie e secondo me metterle in musica può essere una grande opportunità appunto per le parole di dare voce ed arrivare alle persone. Quindi diciamo che è un mondo bellissimo quello che ho della musica insieme all'arte e a tutte le altre sfumature. Bene, e quindi questo progetto, diciamo, musicale, quando è iniziato effettivamente? Allora, io già scrivevo in passato poesie e amavo appunto ascoltare musica, mi stimolava anche dal punto di vista artistico. E nel periodo del primo Covid, ok, mi sentivo talmente tanto bloccato da queste prigioni che erano in realtà le nostre case. Da iniziare a scrivere così tanto e a provare a cantare queste cose. Infatti il primo pezzo che ho scritto si chiama Atlantico, che è questa voglia di rivincita, che questa fantasia ci può portare fuori, ci può far viaggiare, ci può far scoprire cose che noi non possiamo vedere, ok? Perché stando chiusi in un involucro, in una stanza. Quindi la fantasia ci aiuta ad andare oltre. Quindi quella è stata la mia valvola di sfogo principale, ecco. Bene, quindi diciamo una necessità che diventa virtù poi Sì, perfetto. effettivamente. E bella questa cosa quindi che cerchi di far passare quello che tu hai vissuto quindi, e farlo arrivare direttamente agli altri attraverso questo mezzo che è potentissimo. Io penso che un vero artista abbia proprio il dovere di far arrivare questo, di far arrivare un modo diverso di pensare e di approcciarsi alla vita, Esatto, altrimenti penso sì. sia, ecco, sia Pienamente inutile. d'accordo. È una missione, io la vedo come una missione. Esatto. Cioè, ogni artista, ogni persona che crede in qualcosa, che sia un sogno grande, che sia un sogno piccolo, ha la missione di farlo arrivare a più persone possibili. E penso che quando uno riesca a raggiungere questo obiettivo, da un punto di vista artistico e spirituale, si senta soddisfatto. Questa cosa, complimenti, ecco, rispecchia molto, Grazie. prima quando parlavamo ti dicevo, beh, ma tu sei un artista proprio a tutto tondo, anche perché mi dicevi che oltre alla musica dipingi, vabbè, scrivi poesie, che penso questa cosa sia fortemente annessa Sì, al fattore musicale, quindi giochi a basket, quindi sei Basket. impegnato Sì, in... ripeto, arte per me è tutto. Dal giocare a basket, per esempio, mi piace cogliere i piccoli dettagli che ci sono in ogni cosa. Per esempio, il basket, io amo il rumore della palla, la sensazione che si ha quando sei dentro al campo. E la posso paragonare a quando inizio a fare una tela, un dipinto. Quindi mi viene quell'idea e quindi devo mettermi lì per creare qualcosa che nessuno ha mai visto. Quindi devo stupire, come nel basket, come nell'arte, come nella musica. Questo, diciamo, è il mio fil rouge, Bene, e quindi hai cercato un po' di far trasparire tutto questo modo di approcciarti, mi dicevi in Atlantico, in questo pezzo, che prima mi raccontavi, quindi hai portato anche A X Factor. Dove sono arrivato, diciamo, fino ai casting finali, però poi non sono apparso in TV perché ho ricevuto due sì e due no, però già il fatto di aver lasciato qualcosa alle persone mi ha dato tanto, quindi la reputo un'enorme vittoria, ecco. Ma che poi sei giovanissimo, quindi Sì, non mancherà occasione, sì, penso, di rimetterti in gioco no, 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 con altre esperienze. C'è qualcosa che sì. bolle in pentola a livello Allora, a musicale? livello musicale, tantissimo. Io non mi sto un attimo fermo perché, appunto, essendo iperattivo, molto tenace, il mio motto è never give up, mai arrendersi. Quindi, fin quando non riesco a raggiungere il mio obiettivo, non mi fermo. E diciamo, in pentola ci sono un sacco di pezzi, di testi che voglio donare alle persone per dargli quella carica in più, di fargli vedere una sfumatura diversa del mondo. Penso che questo sia anche il mio messaggio e la mia missione.
Quindi ci sono dei pezzi che variano dalla fantasia, in quanto fantasia, strumento per viaggiare, alla pioggia, qualcosa di magico che scende dal cielo, che sia naturale ma sia emozionale, profondo. Quindi è un enorme arcobaleno, se vogliamo intenderlo così. Bene, allora Sì, noi ti sì, facciamo un grande in bocca al lupo e sì. speriamo di Grazie. vedere, di sentire, di ascoltare al più Super, presto sì, tutti questi altri sì. pezzi che buonano in pentola. Super, Ok, grazie di grazie mille, cuore, grazie. grazie.